ancora l'eclissi. Deve esserci un'altra strada. Un'altra di quelle battaglie. Ma cosa me ne faccio? Sono loro, bene. Non cercano risposte, soltanto armi. Siamo di nuovo. Combatto o fugo? Mi servirà. Ho perso le sue tracce. Bersaglio localizzato. Thank you.
Non ho più spazio. Non c'è spazio. Dovrei viaggiare leggera. Thank you.
Grazie per le tue mail. Il tempo vola in servizio. 4 mesi passati con le vecchie glorie. Al fianco di civili arruolati, uomini e donne esaltati. Ma alla fine funziona. Con la 6ª BRM abbiamo abbattuto un Horus. Spero che abbia fatto notizia, tesoro, e che tutti sappiano che cambieremo le cose. Dobbiamo solo dare al progetto Zero Dawn il tempo necessario. So che sono passati giorni, tesoro. Mi spiace. Le missioni sono sempre più lunghe e dobbiamo fare il lavoro degli altri. Come un'azienda di famiglia, io ti vedo negli occhi della gente là fuori. Erano felici di vederci, avevano ancora la speranza. Io combatto ancora per te. Rapporto. Nona brigata di risposta meccanizzata. Tenente comandante Fiona Murella. Gli scontri esterni contro la piaga di Faro continuano ad avere un impatto negativo sul morale dell'unità. Specialmente quando si verificano in settori dove le reclute della Guardia Civile sono state ingaggiate pesantemente. La portata e la natura delle vittime della Guardia Civile e dei civili disarmati in quei settori sfida ogni descrizione. E la sua visione genera un senso di globale sconforto nell'unità. Di conseguenza, chiedo nuovamente che le missioni della nona BRM siano temporaneamente reindirizzate in strutture cruciali per il progetto Zero Dawn. E di nuovo richiedo un aggiornamento immediato sulle tempistiche del progetto Zero Dawn. Ames, non so più nemmeno se sei vivo. Ricevo delle mail dal tuo indirizzo, eppure non sembra che le abbia scritte tu. Sembrano riciclate. Frasi messe insieme. E non commenti mai le notizie che ti mando. La zona di contenimento, i respiratori, i disordini, Terra 1. Quello che è successo alla bolla di Dallas, Ames, non sono stati robot. E si ostinano a darmi risposte vaghe quando esigo di sapere se sei ancora vivo. Dicono che se i tuoi messaggi continuano ad arrivare, allora sei ancora operativo. Non è giusto, Ames. Non è giusto che non sarai con me quando le luci si spegneranno. Ti amo. È davvero triste. Ames, so che ti scrivo troppo. È che sono orgogliosa di quello che fai. Lo siamo tutti qui a casa. Ci hanno portato 10 chilometri all'interno, per precauzione, dicono. Andras e Reggie vanno ancora a scuola, quindi devo stargli dietro. Non sappiamo mai dove o quando combatti, ma quando i Vitor si alzano in volo, tutti i bambini escono a salutarli. Io credo in te. Lo so che nulla sarà più lo stesso, ma io credo in te. Io credo in noi. Non ho spazio. Che cos'è? Quella? Una mappa. Una mappa di cosa? Del nostro mondo. Il pianeta Terra, Aloy. Non è piatto come pensavi. Perché avrei dovuto pensarlo? Durante l'eclissi l'ombra sulla Luna è curva.
Quindi il nostro mondo è un globo. Ed è così che appare da lontano. Ne parleremo in un altro momento. Torniamo al problema principale. I robot di Faro si stavano diffondendo in tutto il mondo, divorando qualsiasi cosa. In qualche modo, Elizabeth li fermò prima che fosse troppo tardi. Ma come? Dovrei abbandonare qualcos'altro. L'eclissi armeggia con quel demone di metallo. Non penseranno di risvegliarlo, vero? Attenti! Un altro Kopesh, e questo si muove. L'eclissi armeggiano con quel demone di metallo. Non penseranno di risvegliarlo, vero? Attenti! Un altro Kopesh, e questo si muove. Io. Ah!
Medicine. Che fortuna. Del passato affrontarono centinaia di quei cosi e in una sola volta. Porto già troppo peso. Dovrei lasciare qualcos'altro. Grazie, dottoressa. Si sieda. La ringrazia pure dopo quello che ha detto. La dottoressa Sobek ha chiarito la situazione, generale, e ci ha dato una scelta. Dovremmo ringraziarla. Dio mio! Che ne dite di discuterne offline?
Non ci sarà alcuna discussione. Avete visto i numeri? Faro pagherà anche i conti, ma il denaro non può comprare il tempo che serve per completare Zero Dawn. Quello si compra solo col sangue. Ah, andiamo. Se aggiorniamo la flotta, decifriamo i codici. Hai sentito, no? Stavolta i robot non combatteranno per noi. Se parliamo di decifrare, allora lo sciame impazzito è un predatore alfa. Saboterà e controllerà ogni cosa automatizzata, gli lancerete contro. Così invece sarebbe come lanciare civili in un tritacarne. Comandanti, il nostro nemico si replica più velocemente di quanto lo uccidiamo. E divora biomassa per alimentarsi. Zero Dawn è l'unica soluzione. Quindi mettiamo un railgun in mano a ogni civile forte abbastanza da reggerne uno. Gli mostriamo dov'è il grilletto e lo spediamo al fronte? E come diavolo ci riusciamo? Dandogli qualcosa per cui combattere. Zero Dawn. Il programma di superarmi top secret che ci salverà. Se l'umanità resisterà allo sciame abbastanza da permettere alla dottoressa di finirlo. Vi invio il file con il piano di guerra per l'operazione Vittoria Eterna. Piano? Crimine di guerra, semmai. È spiacevole, ma è già qualcosa, vista l'alternativa. Dottoressa, abbiamo una base di lancio orbitale abbandonata fuori da Bryce, Utah, per i preparativi di Zero Dawn. È spaziosa. Quando può iniziare? Ne ho già inviato una lista di candidati Alpha e Beta. Molti sono cittadini stranieri o membri di società per azioni, quindi estrarli... Lasci fare a me. Avrà il suo Dream Team. Si fidi. Allora vado. Base di lancio orbitale. Che cos'è? Cosa ha fatto questa gente? Cosa ha fatto Elizabeth? Libera da quel posto. Ora devo trovare la base di lancio orbitale di cui parlavano. Ho consultato i miei dati e trovato la base. È la buona notizia. E la brutta? È proprio sotto alla cittadella. Il palazzo di Tramonto. La capitale dei Cargia delle Ombre. Non proprio il massimo. Il palazzo brulica di agenti dell'Eclissi. In posizione di autorità. E tutti indossano un focus. Appena ti vedranno lo farà anche Ade. Ordinerà di ucciderti. E stavolta avrai contro l'intero esercito dei Cargia delle Ombre. Allora disattiva il loro focus. L'hai già fatto prima. Non è semplice. Troppi focus nello stesso posto. Comunicano fra loro e fanno rapporto ad Ade. Un'intera rete di focus. Una rete? Che intendi? Immagina un'enorme ragnatela invisibile estesa per tutta la valle che connette tutti i focus insieme, permettendogli di comunicare a grandi distanze istantaneamente. Capito. Beh, c'è un modo per distruggere questa ragnatela? Distruggere la rete? Audace, sì. C'è un modo. Un punto debole nella rete. Indicamelo. Ti invio i dati della posizione. Raggiungila. Quando sarai vicina, ti darò altre indicazioni. Cos'era Zero Dawn? Che genere di superarma creò Elizabeth? Riuscì a fermare le macchine, ma non prima che il suo mondo, la sua civiltà, finissero. Speriamo che non accada di nuovo.
Ora come faccio a scendere da qui? Ah, questa sì che sarà una bella corsa. Farai di nuovo, se non dovessi faticare tanto per tornare lassù. Spero tu stia bene.